Samuel Stern, numero 42, terapia di gruppo, quella che servirebbe a me e a molte altre persone. Ragazzi, siamo già arrivati al numero 42 e questo numero mi ha rapito particolarmente, mi è piaciuto davvero tanto, tant'è che all'inizio l'ho letto persino mentre uscivo dal negozio, non l'avevo ancora comprato, mi ha proprio preso molto molto bene, ma parliamone insieme adesso nel video. Sigla! Allora, Samuel Stern numero 42, terapia di gruppo di Massimiliano Filadoro e Marco Savegnago, quindi la maledetta Trinità priva di Gianmarco Fumasoli che sicuramente in questo periodo è stato impegnato anche a creare Singularity, il numero uno di Singularity, anche se non so se... La lavorazione di questo è stata fatta nello stesso periodo di Singularity, lo sto ipotizzando io. Ma soprattutto ci tengo anche a dire che i disegni sono di Andrea Scalmazzi, questo perché non lo dico spesso, o meglio, è da un po' che non lo dico più su Samuel Stern perché lo dicevo sempre e rischiavo di essere ridondante, però Samuel Stern ha questa struttura nei disegni apparentemente classica, ma solo apparentemente, ma ha qualche sbordatura qua e là, non so un termine più tecnico per definirla, che mi fa amare tantissimo lo stile di Samuel. Non dipende sempre da un singolo sceneggiatore, è una cosa che fanno, scusate, i sceneggiatori, da un singolo disegnatore, è una cosa che fanno più disegnatori, ma quando succede io lì riconosco anche un po', la modernità di questo fumetto che, anche con questi piccoli tratti, si distingue, dalla concorrenza. Mi riferisco a questi primi numeri in cui vedete un po' di testa che esce dal canaletto e va nella vignetta sopra. Un'altra spettacolare vignetta in cui Samuel si alza dalla sedia, i suoi piedi sforano e vanno nella vignetta successiva. Ecco, tutte queste piccole cose che, pur avendo comunque una griglia classica, fanno capire che il fumetto è moderno. Inoltre, ci tenevo anche a dire che ho adorato tantissimo i volti di questi attori, di questi personaggi che ci hanno accompagnato in questi numeri. Sono disegnati davvero bene, sia le espressioni che in generale le scene mi sono piaciute davvero tanto. Era un po' che non elogiavo appunto i disegnatori, perché magari a volte do per scontato il lavoro che fanno, invece non è così, bisogna sempre sottolinearne i pregi. Quando mi balza all'occhio così tanto, ci tengo comunque a farlo presente. Come sempre, come peculiarità di Samuel Stern, quando si tratta di una storia ambientata nel presente, c'è del bianco e nero, quando invece ci sono dei flashback, ci sono delle scale di grigi. Ha comunque adottato anche diciamo, la classica regola bonelliana che quando c'è un flashback ci sono delle vignette tondeggianti, ma comunque pur mantenendo la regola della scala di grigio che io adoro. Per quanto riguarda invece il contenuto dei flashback e la storia, la seconda trama che viaggia in parallelo con la trama principale per poi andare a congiungersi in modo fantastico nel terzo atto, vediamo la storia, vediamo le origini del dottor Robertson, dell'ex dottor Robertson, di cui però, voglio dire, io ho una gran memoria visiva soprattutto, però sui fumetti comunque ha un limite, e così come ha un limite nei fumetti di Dylan Dog che vedono il loro sequel 20 anni dopo il numero precedente, anche questa citazione al dottor Robertson che appunto veniva mostrato per la prima volta nel numero 15, che si intitola Nel profondo. Non dal profondo come scritto qua, che poi uno non sa dove andare a trovare i numeri. Comunque, a parte questo piccolo refuso, andando a dover pescare nella mia memoria chi era il dottor Robertson, nel numero 15, consapevole anche che comunque questa è una versione giovane del dottor Robertson, perché poi lo vediamo invecchiare, durante i vari flashback. Onestamente non ero molto sicuro che fosse il dottore degli incarnati, anche perché abbiamo visto altre persone, così come c'era anche quello del numero 5, che qua viene citato anche lui.
Insomma, non sono stato molto sicuro fino alla fine che fosse lui. Oltre al fatto che non capisco perché, e qua lo chiedo proprio alla Bugs, non si è più nominata la parola incarnato. Qui era palesemente... palesemente utilizzata nel numero 15 la parola incarnato, quando appunto è una via di mezzo tra un demone e un essere umano. Qua mi pare di capire che il dottor Robertson abbia raggiunto uno stadio migliore di quello che voleva raggiungere con il suo paziente del numero 15, però ecco, non ci hanno spiegato molto bene perché non è un incarnato, perché non ha segni visibili sul corpo, perché è un essere umano, è un uomo demoniaco, come lo definiscono, a tutti gli effetti. Questa cosa si è un po' persa nel terzo atto, che viaggia fin troppo velocemente. Io devo dire che avrei gradito sicuramente almeno un 2 o 4 pagine in più per concludere meglio, per dare un epilogo migliore a questa storia, che comunque mi è piaciuta davvero tanto. Ho preferito appunto i primi due atti. I primi due atti mi hanno rapito. Il fatto che si entri proprio subito nel vivo con una terapia di gruppo in cui Samuel, gioco forza, è stato costretto appunto a partecipare, e poi ci venga spiegato cosa è successo tempo addietro, mi ha interessato molto, così come mi ha anche interessato per un secondo la possibilità che questi ex posseduti avessero qualche residuo di possessione che li poteva in qualche modo far uscire tra gli spazi comuni qualche entità demoniaca, pensando appunto che dopo le regole di Abisso ci fosse questa possibilità, ma in realtà la possibilità era quella più ovvia, no? Diciamo, la spiegazione più logica è quella giusta, ovvero che una persona che non faceva parte della terapia fosse la reale posseduta, ovvero la dottoressa. Era una delle cose a cui avevo pensato subito, però è strano appunto che Samuel non ci fosse arrivato. E anche questa è un'altra spiegazione che hanno dato un po' troppo in 4 e 4-8 nel terzo atto, ovvero sul fatto che Samuel non percepisse nulla da parte della dottoressa. Avrei preferito che lo avessero detto nel primo atto, un attimino all'inizio, magari parlando con Duncan, sul fatto che toccando la dottoressa non avesse percepito nulla. Invece no, dicendolo solo alla fine sembra un po' gratuita, no, questa spiegazione. Anche se sono contento che sia stata questa la spiegazione, perché sarebbe stato ancora più difficile tenere in testa quest'altra variante di possibilità in questo mondo espanso di Samuel Stern post Abisco, che già vede le regole delle possessioni già sovvertite più e più volte. Quindi da questo punto di vista sono contento. Come detto da Fumasoli stesso, ci stiamo avvicinando alla nuova chiusura del ciclo di quest'anno di Samuel Stern, e sarà a tutti gli effetti un ciclo dell'Apocalisse. Lo abbiamo visto anche nei numeri precedenti, ognuno ha le sue apocalissi personali, vedremo l'Apocalisse di Samuel Stern, ma credo che sarà qualcosa di più grosso. E mi viene quasi da pensare che con quel ciclo concluso, da quel ciclo concluso in poi, molto probabilmente vedremo una sorta di vera e propria battaglia tra esseri umani e homo demoniacus, cioè vedremo persone che sono a tutti gli effetti dei demoni nel corpo di esseri umani, che Samuel Stern non può percepire e che potrebbero fare le peggio cose. Questa sarebbe una fantastica variante sul tema di Samuel Stern che non è stata ancora affrontata, perché al momento non è possibile affrontarla, ma se si va verso quella direzione si aprirà tutto un nuovo mondo di storie che si possono narrare, e non vedo l'ora davvero di leggerlo. Il mese prossimo si concluderà anche la trilogia di Fumasoli, che richiama appunto con il colore del titolo e con questa brodaglia macchiolosa nera che c'è stata anche negli altri due, la sua personale trilogia appunto che è nata con Il figlio il prodigo, e si conclude appunto in questo numero. Quindi si concluderà la trilogia di Fumasoli e poi si andrà incontro alla saga dell'Apocalisse. Quindi sicuramente molte cose verranno
verranno chiarite, molti capitoli verranno chiusi per poi aprirne di altri. Io sono molto molto contento, molto curioso e molto entusiasta. Fatemi sapere voi cosa ve ne è parso di questo numero, se state continuando a leggere Samuel Stern, se vi sta piacendo ancora come all'inizio. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate e cosa ne pensate anche di Singularity. So che ho fatto un video apposta, però adesso che avete letto sia Singularity che Samuel Stern, fatemi sapere dove sta andando il vostro cuore. Ecco, io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.